ci sono delle cose che vanno al di là dell'aspetto prettamente economico. Si commuove Mario Somma durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Foggia, che ha descritto un'occasione da non perdere. Quando non ti squilla più il telefono, ma tu hai il fuoco dentro e quel fuoco lo vuoi esternare, speri che possa arrivare qualcosa che ti possa, diciamo, gratificare, ma mai puoi immaginare una cosa del genere, non la puoi immaginare. E quindi quando arriva una richiesta come questa, un'offerta, una possibilità come questa, la prima cosa che devi fare è dire grazie. Il nuovo tecnico guarda la classifica tenendo d'occhio la terza posizione e non voltandosi indietro. Io credo che ci sia la volontà di guardare in avanti e non dietro, perché lo impone il percorso che ha fatto da un certo punto in poi questa squadra e la rincorsa che ha fatto questa squadra a un certo punto in poi. Dire venire qui per vincere vuol dire offendere l'intelligenza delle persone e fare lo spocchioso, però nello stesso momento te lo impone il mondo Foggia, te lo impone ad essere sempre protagonista. Secondo Somma, la strada tracciata da Gallo è quella giusta, non rivoluzionerà il sistema di gioco, che continuerà ad essere il 3-5-2, pur se si è dichiarato uno che apprezza e tanto il 4-2-3-1. Non c'è il tempo, ecco. Non c'è tempo. Io, ma questo l'ho detto anche alla squadra, ne ho parlato anche con loro oggi proprio qui in questa sala. Se noi facciamo una percentuale di quelle che sono state le squadre che negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni hanno vinto la Serie C, va a vedere che il 60-70% dei sistemi di gioco che hanno vinto è il 4-2-3-1. Ma probabilmente il secondo sistema è quello che per caratteristiche si adatta meglio alla capacità emotiva di questa squadra, perché dà maggiore sicurezza, maggiore protezione, meno spettacolarità, meno geometrie verticali, però dà più solidità.